Buongiorno a tutti, sono onorato ed emozionato di essere qui a Luca Comics ad aprire questa giornata di grandi conferenze in Sala Engellis, presentando un autore che io amo molto, che è Fabio Cicolani, e, un autore insomma che io l'ho trovato, l'ho pubblicato perché l'ho trovato davvero originale e visionario nella sua scrittura, quindi sono felice di poter presentare la sua trilogia completa qui in anteprima a Lucca Comics, perché appunto uscirà poi nelle librerie solamente da gennaio in poi, ma abbiamo voluto cogliere l'occasione di un importante dell'evento fantasy per eccellenza qui in Italia per poter presentare il suo romanzo. È una trilogia, è una trilogia ambientata a metà tra questo mondo fantastico, questo mondo che ha creato completamente da zero Fabio e la nostra terra. Quindi è una trilogia, però Fabio, lui è emozionatissimo, però aspettate, prima di fare la prima domanda a Fabio, sono contento di avere qui al mio fianco Emanuele Manco, direttore, coordinatore di Fantasy Magazine, e quindi lo ringrazio davvero di cuore fin dall'inizio. Grazie a te di avermi dato l'opportunità di parlare un attimo di questo autore che mi segnalasti tempo fa, così come tu hai fatto il tuo lavoro di editore, però poi ho avuto modo di riscontrare che non era solo una segnalazione, potrei dire, doverosa da parte tua, ma è stato anche un buon consiglio di lettura. Vabbè, grazie mille. No, e questo mi è piaciuto perché il primo romanzo di Fabio è riuscito a suscitare i plausi sia dei lettori che della critica. Quindi, insomma, questa è una cosa che mi ha fatto molto, molto, molto piacere. Quindi, dicevamo, Fabio, le magie di Omnia, però, da dove è nata? Qual è stato ritorniamo indietro agli albori. Qual è stata la prima immagine che ti ha detto, ecco, devo scrivere di questo mondo, di Omnia, da dove è nato tutto? È nato dall'immagine di un mondo in cui non ci fosse il sole, ma c'era un'altra stella che invece di irradiare magia, no, invece di irradiare luce e calore, irradiasse magia. Quindi tutti quanti assorbissero questa proprietà. Tutto lì, no, raccontaci No, davvero. Cioè, dovete poi capire che lui come tutte le è molto cose, no? timido, quindi. Parti da un'idea, poi ti evolvi e mi sono evoluto in questa idea. Quindi la prima idea è stata proprio la stella, questa stella che irradiava magia. Però lui ha creato un intero mondo, cioè lui ha creato la geografia. Lui, pensate che quando mi ha proposto il manoscritto all'epoca, insieme al manoscritto c'era un tomo di 700 pagine in cui mi raccontava tutte le regole di tutto quello che esisteva su Omnia, quindi dalla pubblicità alla moda, alla geografia. Quanto ci hai messo a fare tutto? In realtà non facevo in tempo a scrivere, cioè a scrivere una cosa che già mi veniva in mente l'altra, per cui quello è nato abbastanza di getto, perché sono molto metodico. Però è Dovrei servito ad aggiornarlo, arricchire dovrei aggiornarlo. assolutamente la storia Dovrei dei. aggiornarlo quel manuale, in effetti adesso arriverebbe anche a 1200, secondo me. Io chiedo scusa per la mia voce, ma è tutta quella che sono riuscito a preservare in questi 3 giorni di Luca Comics. Emanuele, dicevi una cosa bellissima, non era solo una segnalazione tra le tante, perché un lettore dovrebbe appassionarsi a Omnia, leggere Omnia? Diciamo che questo romanzo conferma quella che è delle doti della buona scrittura, secondo me, specialmente nel mondo della fantasy. La fantasy ha una particolarità che è quella di creare mondi fantastici molto dettagliati. Gli autori sono innamoratissimi dei loro mondi. E poiché il padre, il nome tutelare era appunto Tolkien, che mise tutte quelle belle appendici, molti sono anche convinti che per scrivere fantasy sia necessario rigurgitare letteralmente sul lettore tutto del loro mondo mentre leggi la storia, e quindi a un certo punto durante il combattimento c'è il tizio che comincia a raccontare degli dèi di 3000 anni fa, eccetera, eccetera. In realtà, secondo me, poi è un'opinione personale, la buona narrazione si basa sul principio che la storia è una cornice che ritaglia un momento di un mondo, racconta una parte. E l'autore deve essere bravo a farti percepire che il mondo fuori c'è, che
che in qualche modo esista appunto la moda, esiste una geografia, esiste un luogo che si chiama, cioè come qua adesso esiste Lucca, ma sappiamo che esiste Roma, la percepiamo, esiste Milano, esistono delle altre realtà, non sia appunto necessario però che io adesso vi racconti che esiste la città, che sia descritta nei minimi particolari. Quindi quello che mi ha colpito è alla fine intanto vedere un tomo fantasy, un tomo che appunto non era il grande tomo, era un bel romanzo di 200 pagine che ho letto tra l'altro dopo aver ricevuto, perché il primo romanzo fu letto da Bruno Bacelli della nostra redazione, che lo recensì positivamente. Io poi ricevetti, mi ricordo, la segnalazione dei racconti, ovviamente per serietà ho letto il romanzo e poi i racconti. E quindi ho notato questa agilità, questa storia che coinvolge, che con personaggi, con situazioni, con momenti narrativi forti e con un mondo che c'era, presente, percepibile, ma non... appunto asfissiante, non continuo, c'era, si percepivano e a maggior ragione poi quando ho letto la raccolta di racconti, perché la raccolta di racconti presenta dei focus, delle piccole cornici narrative che comunque approfondiscono quegli aspetti che magari erano evocati con un semplice riferimento, un toponimo, un paio di scarpe, cioè tu certe volte noti che esiste il mondo semplicemente perché l'autore in quel momento ne ha inserito un pezzo. Anche i racconti erano fatti così, il mondo c'era, c'erano piccoli pezzi di quel mondo, però non era un mondo che sovrastava essenzialmente storie e personaggi che quindi risultavano accattivanti per questo. Questo sembra una, dico, è triste dirlo, nel senso, da un certo punto di vista per me dovrebbe essere una normalità, una narrativa appassionante, però è anche vero che non sono solo esempi in tutto il mondo, vediamo tomi che molte volte sono essenzialmente una descrizione geografica. È il bello sapere che questa descrizione però esiste, nel senso che non c'è stata appunto improvvisazione e che magari questo volume un giorno possa essere un compendio che approfondisca, ma attenzione appunto che si distingua benissimo da quello che è la narrativa. La narrativa è fatta di personaggi, di storie, di avventure. Fabio ha descritto bei personaggi, belle storie, belle avventure in un mondo che c'è. Quindi dico, è un consiglio questo. Devo essere sincero, avendolo ricevuto adesso, non ho letto i due romanzi, sì, perché appunto... è uscito fresco di stampa mercoledì. Quindi mi riservo di approfondire su questi romanzi, però già quello che ho letto mi ha convinto a venire qua a parlarne, perché insomma... era giusto a questo punto raccogliere anche questo invito. Grazie. Tu accennavi alle storie di Omiak. Le storie di Omiak era uno spin-off di cinque racconti che è uscito dopo le magie di Omiak. Cinque racconti che anche lì ho amato molto perché raccontavano di personaggi, di storie ambientate in questo mondo che erano davvero molto molto originali. Alcuni di questi personaggi sono poi entrati a far parte anche della trilogia. Però appunto Emanuele diceva, è andato davvero molto bene il primo, sono andate bene le storie di Omia. Hai sofferto un po' d'ansia da prestazione, non scrivere gli altri? O com'è stato? Com'è stato l'approccio a dire, devo scrivere un'intera, il secondo e il terzo? Perché io so che tu sei partito con l'idea di scrivere l'intera trilogia. E quindi, com'è stato andare avanti? In realtà non avevo progettato né una trilogia, né una tetralogia, né cioè... avevo lasciato delle porte aperte al primo libro, come avevamo concordato, cioè lasciamo le porte aperte per raccontare eventualmente più uno o più seguiti. Poi si è deciso nella forma classica, quella della trilogia, e quindi nel momento in cui abbiamo deciso che doveva essere una trilogia, io ho pensato a una storia che fosse a tre volumi, però che il secondo non fosse di transizione, cioè non leggiamo il secondo, che palle, adesso tanto in preparazione... vabbè, non ci sono bambini, a parte il cagnolino. Ok, è maggiorenne quasi, insomma. Quindi bisogna leggere il secondo per capire il terzo. In realtà sono tre libri a sé stanti fondamentalmente, e tutti sono in preparazione di tutto e nessuno è in preparazione di niente, cioè puoi finire di leggere il secondo e te lo prendi così com'è e poi oppure leggere anche il terzo. L'ansia da prestazione, secondo me quella ce l'hai ogni volta che inizi un capitolo, cioè non è
Oddio, devo scrivere, perché poi di storie in testa ce n'hai tante, cioè avendo tanti personaggi, essendo appunto un'opera corale, dici questa persona deve fare questa cosa, quest'altro personaggio deve, cioè no, l'ansia della prestazione no, anche perché essendo metodico la scaletta, ecco, era... I personaggi sono moltiplicati, adesso poi ne andremo a parlare molto bene. Com'è stato riuscire appunto a coordinarli, a fare questa sorta di coreografia di tutti i personaggi? Notti, allora, notti di scrittura. C'è stato un processo di eliminazione, nel senso... che è, studiato, nel senso non quelle morti gratuite, come dici, ok, è inciampato, è morto. No, non lo so. Cioè, ho deciso che c'erano dei personaggi che meritavano di andare avanti, altri no, tipo un'eliminazione, no, non è vero. A volte la morte serve a dare coraggio a un altro personaggio, che sono tutti legati tra le altre cose, per fare il salto successivo. Per cui alcuni personaggi autonomamente hanno deciso o di autoeliminarsi e dire io vado e vado a trovare la mia strada, oppure altri sono periti in... Ma adesso non spoileriamo troppo. Quindi in qualche modo, adesso non è che non è, vuole essere offensivo, a te i personaggi in qualche modo parlano, che non è vuol dire ascoltare le visioni, intendiamoci. Però una cosa che capita a chi scrive, narrativa, è quella che a un certo punto ha la sensazione che mentre scrive sia il personaggio che scriva la riga successiva. Questo accade anche a te, questa è una cosa che chiedo quasi sempre a ogni scrittore, perché ci sono risposte più disformi. Sì, no. Più che altro tu quando scrivi sei il personaggio. Io penso che uno scrittore è un attore fondamentalmente, cioè tu metti e interpreti il personaggio di cui stai scrivendo, okay. Per cui per poter parlare vivamente delle sue emozioni devi essere il personaggio. Quindi, cioè, il secondo libro io l'ho scritto in biblioteca e quando c'erano delle scene particolarmente drammatiche ero lì che piangevo come un deficiente. E c'era gente che studiava lì, ragazzi anche giovani, e cioè, però non potevi fare a meno, perché se vuoi descrivere una morte e uno che sopravvive alla morte di qualcuno che ama, quindi ti lasciavi molto coinvolgere, cioè la vivevi personalmente la scrittura. Sì, l'unico personaggio che non mi ha coinvolto sono io, cioè, visto che Fabio Cicolani, ecco, è nel romanzo. Adesso andiamo a parlare, che volevo che morisse, i personaggi, ma lui ha anticipato una cosa bellissima, nel senso, adesso ci arriviamo. La cosa bella di questo romanzo, del primo, che mi aveva assolutamente catturato, era l'idea molto originale del cattivo di questo mondo che veniva sulla Terra e comprava lo stesso libro che avreste comprato voi in libreria. Quindi leggendolo poteva capire come mettere in difficoltà i vari eroi protagonisti e cambiare il vario destino. Un po' come se Voldemort venisse sulla Terra, si comprasse i 7 libri di Harry Potter e dicesse guarda come mi sconfiggono e io adesso cambio il mio destino. Questa cosa però è diventata molto metanarrativa, quindi questa storia del libro nel libro. E nel secondo e nel terzo Fabio ha continuato a giocarci, adesso ci racconterà come. La cosa più bella è che a un certo punto in qualche modo è stato costretto a far sì che lo stesso scrittore, quindi lui stesso, Fabio Cicolani, diventasse un personaggio del libro a cui gliene capitano davvero di tutti i colori. Com'è stato scrivere di te stesso? Com'è nata la cosa? È la domanda che temeva di più questa. Allora, io fondamentalmente prima di iniziare a scrivere questo libro detestavo le persone che parlavano di se stessi in terza persona. Poi mi sono trovata a scrivere le mie battute, ho detto non è possibile che io sia finita in questo tunnel assurdo. Però nel primo libro io faccio una comparsata veloce, nel secondo mi vengono proprio a cercare, quindi, e nel terzo scrivo in prima persona perché vengo rapito e portato su Omnia. Allora, intanto ci tengo a dire che non è stata una mia idea, è stata la sua idea, e quindi ogni... No, ho solo dato uno spunto in più io. Diciamo così. Però è stato... No, poi dopo un certo punto ti comporti come se stessi scrivendo di un altro personaggio. Il problema fondamentale è che se tu fai fare delle cose a un personaggio che non sei tu, uno può pensare, sì, magari lo scrittore ha pensato questa cosa, però è il personaggio che la dice. Nel caso in cui il personaggio di cui stai scrivendo si chiama Fabio Cicolani, tu dici,
cavolo, adesso se io faccio questa cosa, tipo c'era una scena in cui, che è stata tagliata, in cui dovevo litigare con un vecchietto. Ho detto, non me l'hai fatta leggere questa. Non c'è quella scena. Ho detto, io non posso mettere in un libro una scena in cui picchio un vecchio, perché poi la gente penserà che io ce l'ho con i vecchi, che invece non è vero. E quindi, cioè, ti fai molti più scrupoli, perché sai che la gente leggerà il tuo nome e penserà: questo è Fabio Cicolani. Ma più che quelle scene appunto comiche, che comunque è una cosa interessante quella che stai dicendo, perché chiunque scriva in realtà poi alla fine mette se stesso un po' in tutto, quindi in realtà si crea dei personaggi, crea dei mondi, ma alla fine arrivano dalla propria volontà. Scrivere di Fabio Cicolani immagino sia stato molto divertente. Guarda, sempre a me grazie divertiva a te, a me che ti leggevo. Sempre grazie a te, Fabio Cicolani si è trovato a parlare con un personaggio comico che era il tuo preferito, e che mi ha detto: "Ah, questo personaggio era nelle storie di Omnia, deve essere assolutamente anche nella trilogia". E io, siccome appunto nel terzo libro i personaggi vivono una situazione veramente apocalittica, perché sono in questo mondo completamente trasfigurato dalla tiranna, eccetera, eccetera, sinceramente trovarsi una specie di furetto tra le scatole che parla male e gli rompe le scatole mentre loro stanno cercando di sconfiggere la tiranna, secondo me questo finisce arrosto in 2 secondi. Per cui facciamo così, me lo prendo io, e quindi mi sono trovato a scrivere delle scene in cui io parlavo con questo furetto che ha la zeppola, parla male, però è molto divertente, quindi è stato anche quello molto divertente. Ecco, io da editore prendo lo spunto che lui sta dicendo, ogni tanto dice grazie a te, grazie a te. In realtà la bellezza di lavorare con lui è che è uno scrittore che ha tutte le sue idee, quindi in realtà fargli cambiare un'idea è una cosa difficilissima, però è una persona che davvero si sa mettere in gioco, uno scrittore che non è da tutti. Ci sono degli scrittori che quando gli proponi e cominci a fare con loro l'editing, sono assolutamente ferri e convinti di essere il sacro testo. Esatto, c'è il sacro testo. Io non scritto, si tocca. Io ho fatto, questo è. E invece mi piace con Fabio avere la possibilità di potermi confrontare, dirgli la mia, e lui magari per un paio di giorni dice no, è stato così, poi ci pensa e comincia a trovare un'idea alternativa forse ancora più valida. E quindi non è da tutti questa capacità, sapersi mettere in gioco. Io quindi qua gli faccio un apprezzamento. Lui diceva il mio personaggio preferito si chiama Briga ed è un furetto. Io in realtà non so perché, ma sono sempre immaginato come il Carletto di Sofficini, perché era davvero una cosa molto simpatica, però è davvero un personaggio che pensa riesce... lui e io pensate che accoppiata, però era davvero un momento comico ed è bello riuscire a trovare un po' di leggerezza anche nel momento più apocalittico della storia. Perché adesso arriviamo a parlare un po' della trama dei due seguiti. Il secondo, senza spoilerare troppo, Cosa racconta? Allora, il secondo è in pratica, mentre nel primo io il libro l'avevo scritto ignaro che Omnia esistesse veramente, quindi ho scritto questo libro e poi dopo il libro viene acquistato dal cattivo, eccetera, eccetera, che cambia la sua storia. Nel secondo libro io vengo, cioè un personaggio mi viene a cercare e dirmi: tu devi scrivere il seguito perché mi serve per Salvare Omnia. E quindi mi vengono solo parolacce per questo personaggio, perché in effetti perché lo fa in maniera insistente di questo personaggio. Abbiamo il cosplay che abbiamo esatto. La nostra spegna elettrice, che adesso ci leggerà anche qualche pezzo, vestita così come Anzi, Fabio l'ha descritta. Tra le parti da leggere proprio l'arrivo di questo personaggio. Dai, leggine, vuoi leggercene un pezzetto? Vai. Vieni col microfono. Conviene che prendi il microfono perché... Sì, leggi la visita. Dal capitolo 1. Ho giurato che non avrei più scritto una parola su Omnia, ma poi è stata distrutta e ho dovuto rompere la promessa. Lo scacciaspiriti tintinnò all'improvviso, ma non avvertì alcun soffio di vento o brusco spostamento. Tintinnò e portò nella mia stanza un'omniana. Tra flutti di fumo nero emerse una figura slanciata, vestita di scuro, un abito lungo con qualche dettaglio luccicante. Nella penombra vidi brillare i capelli viola intenso che le scendevano sulle spalle morbidi e sinuosi.
Capì subito che era un essere magico, perché gli omiani, nel momento in cui compaiono sulla Terra, emanano sbuffi scintillanti come tappeti ricoperti di brillantini che vengono sbattuti al sole. «Ciao!» mi disse. Io non risposi. «Dite così, no?» «Ciao!» aggiunse. «Sì, diciamo così, ma di solito a persone che conosciamo, noi ci conosciamo?» «Sono Atena e vengo da Omnia.» Abbozzai un sorriso che ci faceva Atena nel mio studio? Alfa e Omega avevano promesso che mi avrebbero lasciato in pace. Cosa ti porta qui, Atena? Non è proibito contattare i terrestri su Omnia? Oppure le cose sono cambiate? Tutto è cambiato adesso. Il tono con cui lo disse mi preoccupò. Che intendeva? E perché lo stava raccontando proprio a me? Che Lycaon avesse modificato il corso della storia con il mio libro? Di nuovo? Mi sedetti alla scrivania e fissai Atena in cerca di una spiegazione. Lei si avvicinò al tavolo. Il fruscio vattato dello strascico l'accompagnava come un corteo silenzioso. Si chinò fino a entrare nel cono di luce della lampada da tavolo. Vidi meglio il suo volto, pallido, gli occhi scuri e segnati, le pupille dilatate, la bocca sottile e contratta. «Mi devi aiutare, Fabio Cicolani», disse in un sussurro. Grazie. Il mio nome è Fabio, Fabio Cicolani. Ed era bellissimo come interpretava la tua voce, io sottolineerei meglio della mia, quindi. Comunque qua da tantissimi spunti, vuoi dire? No, niente, l'importante è veramente certe volte mettersi in gioco e prendersi sul serio quanto basta, cioè ragionare così, cioè, può essere lo spirito con cui certe volte vengono le cose migliori, perché la dedizione c'è, l'impegno c'è, però... Insomma, la differenza tra essere seri ed essere seriosi è appunto maledettamente prendersi sul serio il sacro testo, cioè, c'è veramente un mondo di scrittori che basterebbe poco che affrontassero le cose con un po' più di leggerezza e si renderebbero un po' più simpatici intanto. È vero, c'era Fabio che aveva il terrore, diceva: ecco, adesso leggendo che parlo di me stesso in terza persona penseranno che ho un ego quanto grande quanto una provincia, invece lui è una delle persone più timide al mondo. No, ma infatti poi, cioè, mentre lo leggevo ripensavo ad alcune scene che mi sono trovato a scrivere, che poi quelle veramente si sono scritte da sole. E poi e glielo scrivevo a lui, dico: ma guarda dove mi sono trovato. Tipo, cioè, tu scrivi combattimenti magici, scontri, persone che vengono ferite e raggirate in qualsiasi modo e maniera, e invece c'è una scena in cui mi rigirano perché mi offrono della pizza. Cioè, tu dici: perché sono apparso così ridicolo? E quella è la cosa che ti stupisce, capito? Perché è mettersi in un contesto in cui tu normalmente non sei e vedere come affronteresti la situazione, come ora veramente un mestiere, cioè un lavoro di impersonazione, personificazione di me stesso. Ma nel brano che ha citato ha dato tanti spunti, in realtà, essendo anche l'apertura del secondo libro, va anche a riprendere quello che poi è nominato di sfuggita, però quello che è il personaggio principale dell'intera saga, il personaggio che è in copertina, Lycaon, che è il personaggio che all'inizio dovrebbe essere il cattivo dell'intera saga, ma che ha una trasformazione durante il corso. La cosa bella di questo personaggio è che davvero è multisfaccettato, diventa lui, tra virgolette, l'eroe dell'intera saga, o il personaggio che più ameremo, e parte essendo però il cattivo assoluto. Ce ne parli un attimo di questo personaggio, come ti è nato, come è stata la sua evoluzione, senza, appunto, continuiamo a non spoilerare troppo, però... Anche qui, cioè, molte cose nascono dall'incontro di idee, no? O di spunti. Cioè, una persona, nel mio caso, tu mi hai dato uno spunto, cioè, in realtà è stata una piccola lezione di scrittura creativa. Cioè, molti si concentrano a creare degli eroi credibili e poi il cattivo spesso è una marionetta che fa le cose senza motivazione. È nata l'esigenza di creare un cattivo che fosse anche a volte più reale dei buoni, per cui
il romanzo comincia dal punto di vista del cattivo, è lui che muove le fila della storia e paradossalmente i personaggi, quelli che sono i buoni, si trovano coinvolti quasi loro malgrado, e poi succede quello che succede nella vita reale, cioè non si nasce né buoni né cattivi, sono quello che ci succede, le scelte che facciamo che ci trasformano nell'uno o nell'altro agli occhi degli altri. Per cui questo cattivo in realtà è così perché ha fatto una scelta in parte condizionata, poi sceglie di fare altre cose che lo portano prima da uno schieramento, poi dall'altro ancora, a un movimento di coscienza che in realtà è forse il protagonista dell'intera trilogia, cioè come si muove lui in realtà è l'andamento emotivo del romanzo. Esatto, il romanzo poi tra l'altro cresce molto, nel senso cambiano anche le atmosfere. Il primo forse è tra virgolette è un mondo magico, è un pelo più giocoso. Poi nel secondo e nel terzo in realtà sono passati anche degli anni, poi dagli sconvolgimenti che potrete leggere le atmosfere cambiano molto. Tu poi sei riuscito a giocare anche con altri generi della narrativa, perché comunque vedrete nel romanzo ci sono diversi sotterfugi, inganni, misteri che verranno, colpi di scena che arriveranno alla fine. Quindi ho giocato a volte, mi sembra che giocassi anche un po' con le regole del thriller. Com'è stato appunto cambiare, è venuto naturale cambiare leggermente stile dal primo agli altri due? È voluto appunto con l'evoluzione di Lycaon? No, io penso che non si rimane mai uguali a se stessi, cioè dal primo libro che è nato nel circa nel 2008, in realtà è nato prima, però la versione quella che è anche contenuta nella trilogia è nata nel 2008, al secondo che invece ho scritto nel 2011, tra il 2010 e il 2011, io ho fatto numerose esperienze, cioè ho letto molto, ho studiato anche altre cose, mi sono avvicinato ad altri generi, perché poi appunto conosci molte persone, conosci altri autori che ti influenzano indirettamente perché ne subisci il fascino, e quindi uno è qui presente laggiù, Francesco Barbi, il suo romanzo io l'ho particolarmente amato, e il fatto che lui gestisse appunto adesso non è che, il suo romanzo non come è una storia fantasy, devono succedere queste cose. No, ci sono dei personaggi che si muovono e, tra virgolette, un mistero da sciogliere. E allora, da lì, tu capisci che quello che si avvicina più a quello che ti piace leggere è quello che vuoi scrivere. Quindi, nel secondo, io ho cercato per primo il modo di trovare un intrigo che potesse portare il lettore a voler girare pagina costantemente, sapere chi, cosa, come, chi è che tradisce, chi è che fa, e questa è la stessa cosa che ho fatto per il terzo, per cui dal primo, in cui magari avevo anche l'ansia un po' di descrivere il mio mondo, anche se in maniera marginale, come ha detto appunto Emanuele prima, cioè tenerlo sullo sfondo ma farlo protagonista del romanzo, nel secondo era l'intrigo in realtà. Cioè, si è lasciato più andare, ha avuto più libertà quasi. Sì, sì, sì. E quindi lì non mi sono chiesto oddio è un thriller, oddio è un giallo, oddio è un fantasy, cioè sì, metti degli elementi nel calderone e dici quello che viene fuori, speriamo che sia una lettura piacevole per il lettore, perché io non credo che una persona che legge una bella storia dice voglio leggere una bella storia ma deve essere fantasy, cioè uno è attratto da una storia, la legge, poi anche perché ci sono tanti libri che non puoi incasellare in un genere specifico. Esistono invece libri che si incasellano assolutamente o... No, c'è gente che si incasella da sola, in realtà si imprigiona nelle gabbie. Io su questo sono continuo un po' da anni a fare questo discorso eversivo quasi sulla inesistenza e sulla inutilità, se non forse ai fini della libreria, anzi dei bibliotecari o dei librai, dell'incasellamento nei generi. Cioè, io poi veramente la porto all'estremo, cioè io dico se oggi parliamo di Lucca
guardiamo di Fabio, il Fabio Cicolani che lui descrive qui dentro è per forza un personaggio narrativo che Pirandello è un illustre precedente, diceva la realtà non è bella, non è affascinante, la realtà è vera, la verità non è narrativa perché non ha nessuna esigenza di verosimiglianza, non ha nessuna esigenza di intrattenere il lettore. Possono succedere le cose più incredibili, ma se le racconti, se le metti in forma narrativa, sono inverosimili. A questo punto la costruzione narrativa è tale, sia che parlo di oggi che parlo del mondo di Omnia, per cui Omnia non è diversa dalla Lucca del 2012 quando è dentro un libro. Fabio Cicolani non è diverso dal suo personaggio quando è dentro il libro, perché sono due costruzioni dell'immaginario, per cui fantasy, realismo, fantastico, giallo possono essere sfumature di come si raccontano delle realtà, ma sono realtà fittizie. Questo è quello che penso, quindi alla fine il godimento e la storia, i personaggi vincono sul genere. Io come lettore mi considero un onnivoro e la mia biblioteca personale non è catalogata, io metto in ordine alfabetico gli scrittori, non ragiono in termini di magari poi c'è quel feticismo librario che ti porta a mettere voler mettere le collane perché c'è questa divisione grafica della libreria, però veramente a me queste cose da amante del libro sono dato fastidio quando la gente per esempio entra in una libreria e compra il libro perché gli sta bene col colore della sua libreria, cioè, a casa. Oppure no, io c'ho quella, io ho messo, di persone ho così, messo la Billy bassa, quindi devo fare prendo i tascabili perché sta nella Billy bassa. Forse veramente in questo senso l'ebook farà tornare al centro il contenuto e quindi magari vedremo nei nostri lettori, nei nostri computer, appunto Fabio Cicolani e dopo uno scrittore con la lettera D, prima uno con la lettera B, e perché ha più senso scorrere questa lista, e in questa lista immaginaria avremo mille mondi fantastici che sono anche senza magia, però ugualmente fantastici. Quindi questo, dobbiamo parlare del libro, siamo venuti a parlare di massimi sistemi, quindi stiamo un po' annoiando forse. No, anche... ma adesso torniamo al libro. Se permetti vorrei non tanto forzare la mano, certo. Oppure non so, insomma, ma più che altro perché arriva sempre il momento in cui uno barcolla cercando qualcuno, la domanda. In realtà io sono curioso comunque di vedere se sei tu curioso di sapere se qualcuno vuole chiederci qualcosa. Visto che poi il tempo se no ce lo tagliano, quindi coraggio, se no vengo io, vi vengo a prendere, vi vengo a stanare. Una domanda. No, io mentre loro ci pensano chiedo ancora un'ultima cosa, stavamo parlando di ispirazioni da libri, ma cioè invece ti sei lasciato ispirare magari invece da fumetti, videogiochi, film, telefilm, c'è qualche ispirazione oltre alla letteratura? Sì, io... sono patito, tra virgolette, perché qui bisogna utilizzarla con parsimonia questa parola, perché c'è gente che è molto molto più patita di te dei fumetti Marvel, degli X-Men, per cui mi piaceva l'idea degli omniani che avessero tutti un potere e scegliessero di utilizzarlo a modo loro, quindi sì, c'è un po' degli X-Men, poi Streghe, che è una serie televisiva che è inutile che descrivo di cos'è perché tanto lo sanno tutti, e videogame no. Esatto, la fai tu questa domanda perché non c'è quello che l'avrebbe fatta altrimenti. Ok. Vale, i combattimenti è stata una delle critiche più gettonate al primo libro, che in alcuni casi le risoluzioni erano abbastanza semplicistiche. E quindi, avendo appunto, ho fatto tesoro di questa critica e ho cominciato a studiare i combattimenti nei film, perché alla fine quando scrivi poi tu te le immagini le cose, quindi... E non ho fatto arti marziali, però ho studiato un po' i combattimenti e gli scontri nei film che mi piacevano particolarmente, quindi poi dopo è da lì che sono partito, cioè a immaginarli come un film.
Allora, prima di chiederti l'ultima domanda, qual è il tuo personaggio preferito? E adesso chiediamo ad Alessia di leggerci un ultimo pezzo. Dove siamo? Allora, siamo al terzo libro, capitolo 16, Il cuore della chimera. Signia urlò di dolore. Nessuno pensava che lei potesse provare quella sensazione, ma non era così. Ogni volta che si estirpava dal corpo un frammento di cristallo, una stilettata profonda le toglieva le forze. Il cristallo l'aveva trafitta con migliaia di schegge come tanti coltelli che la tagliuzzavano dappertutto, come se fosse stata chiusa nella Vergine di Norimberga e fosse riuscita a sopravvivere. Quel dolore l'aveva resa più forte, più potente, invincibile. Dopo l'amputazione che aveva subito come lupa, quella era stata la sofferenza più grande, ma si era rivelata uno scotto infinitesimale rispetto al potere che aveva guadagnato. Invertire il processo le era sembrato impensabile. Ormai sentiva le punte aguzze dei cristalli nella carne, gli spigoli un tutt'uno con la pelle, la luce scorrerle nelle vene più veloce del sangue. Per questo estrarre uno a uno i frammenti era una tortura. Ma aveva dovuto farlo per ogni radiante che aveva trasformato, aveva dovuto dotare ogni soldato di un suo pezzettino perché questi divenisse un tentacolo dell'imperatrice della luce. Grazie ai radianti aveva dominato Omnia in meno di un magico, poteva tenere sotto controllo l'intera superficie e intervenire all'istante. Erano una risorsa preziosa, seppure limitata. La chimera ne aveva eliminati più di 100. Carbonizzati, inceneriti, folgorati con la sola rabbia delle sue fiamme. Non erano rimaste neanche le sue preziose schegge, niente. Le chimere, su Omnia, erano da sempre considerate mostri incontrollabili e spaventosi. Il governo ne aveva eliminate la maggior parte, le uniche sopravvissute erano rinchiuse nel privo di controllo. Ma c'era stata quell'evasione, era stata un'idea delle Didimi, delle gemelle dello Zodiaco che aveva messo a capo del Ribaldo e che l'avevano convinta a cercare nuovi alleati tra i reietti. Didimi voleva per prima cosa liberare la sorella dal privo di parte, ma poi si era lasciata prendere la mano e aveva concesso la libertà ad altri omniani. Grazie. Con questo pezzettino spero che vi abbia davvero incuriosito, perché ci sono tanti piccoli flash appunto della fantasia e dell'originalità del mondo di Omnia. Ci dicevi il tuo personaggio preferito? Quello che ti sta più antipatico? No. Quale? Alfa. Direi Alfa perché lui ha un rapporto conflittuale con suo fratello, perché sono gemelli, ma sono molto diversi e quindi... cioè imita un po' il rapporto che io magari ho avuto conflittuale con mio fratello, perché siamo molto diversi, quindi trovare un punto di incontro che non sia semplicemente il legame o l'affetto, che comunque c'è sempre, però a volte te ne dimentichi perché ti soffermi sul fatto che su quello che vi differenzia e non su quello per cui siete uguali, è stato più emotivamente coinvolgente. Grazie. Ne avevi un altro? No, okay. Assolutamente, ero curiosissimo. Parte briga. Io allora ringrazio tutti voi, ringrazio Emanuele Manco per essere intervenuto, ringrazio Fabio per la sua amicizia, per aver scritto e avermi fatto divertire con questa bellissima trilogia, appunto, che abbiamo rilegato in un unico cofanetto. Per qualsiasi domanda trovate Fabio allo stand di La Corte Editore nel padiglione Games a 032, e vi lascio con un'ultimissima frase che secondo me racchiude tutto, sempre dal suo ultimo libro, che dice: scesi le scale dietro l'eureka che mi ricondusse nella mia casa. Sul letto trovai un blocco scuro e una piuma bianca. Ero prigioniero di Omnia, della mia scrittura, della mia memoria e della mia immaginazione. Fabio Cicolani, grazie.